Hi, I'm Sarah from The Upcoming. A pleasure to be with you here in beautiful Venice. Maybe you could begin with a brief introduction to this film. What can people expect from An Air? Ma fondamentalmente è un film, credo, sul desiderio di sentirsi vivi, che è tipico dei giovani. È un film ambientato in uno spaccato cittadino che è insomma, viene comunemente chiamato la Roma Bene, che può essere un luogo elitario, però questo sentimento di fondo, questo desiderio di sentirsi vivi non è elitario, credo è tipico di tutti i giovani di qualsiasi quartiere, di qualsiasi città, ed è una sorta di gangster movie senza la parte gangster, dire questo. Ma l'ispirazione era generica. Io volevo raccontare un film, volevo raccontare una storia che appunto trattasse certi temi e raccontasse un mondo che solitamente viene o denigrato o viene visto come il luogo del nulla, oppure viene raccontato in maniera caricaturale. Ecco, volevo dare a quel mondo lì una sua nobiltà, una sua, pur mostrandone i difetti evidenti, però volevo appunto raccontare quel mondo lì attraverso una lente romantica, e per fare questo serviva un eroe romantico, e Enea è un eroe romantico dal punto di vista, e anche Valentino lo è. The look and feel of the film seems to kind of reflect the protagonist. It's full of excess and exuberance, and some of the scenes almost seem kind of hallucinatory. What did you want to achieve, and did you perhaps take inspiration from other films you'd seen or other filmmakers in that respect? E penso che in questo caso io ho scritto un libro dopo il mio primo film che raccontava ambienti simili, e forse è stato preparatorio a questo film. E credo che il appunto era una cosa. Mai come in questo film sono stato libero da reference, perché sapevo che questo punto di vista qui dovevo rintracciare, era dentro di me, dovevo rintracciarlo. Era una cosa che non era stata fatta e che consideravo mia. Non sapevo quanto valesse, ma la consideravo mia. E poi, per quanto riguarda alcune situazioni di eccessi, credo che poi un film debba essere simbolico. Quindi se riesci a... perché se sei simbolico sei anche incisivo. L'importante è che gli eccessi non finiscano, non diano vita alla retorica, ecco. I shoot in a restaurant called Di Piani, mm-hmm. and the food that at the beginning of the movie you can see are truly food from that restaurant, really good, delicious food. And I love that restaurant. What do you think you can bring to directing, being an actor as well, and what might be some of the challenges but also the opportunities of being both behind and in front of the camera? Ma penso che spesso ti velocizzo il lavoro. Sometimes your work become faster if you stay inside the scene, because you can decide the temperature of the scene from the inside. And ultimately, what do you hope people take away from watching the film? It feels like it's a whirlwind, it's so immersive. What do you hope some of the themes might be, or people take away after they leave the cinema? Ma penso che io penso che uno può mettere uno può chi scrive un film può soltanto creare dei simboli. Poi i messaggi che questi simboli avranno, e se li avranno, è il tempo che li decide. E quindi, insomma, quella corrispondenza che c'è tra il pubblico e l'opera, che è sempre personale, è sempre diversa. Per questo è importante partire dai simboli e non dai messaggi. Quindi non insomma, penso che poi, e spero che ognuno veda qualcosa in Enea di diverso, di personale. Spero questo.
It looks like you had a lot of fun making it with your fellow cast. Can you talk a bit about working with them, and maybe you had a favourite scene that you love shooting, or on the flip side, was there one that was very challenging to pull off? My favourite scene, maybe the first scene in the restaurant, because the food was truly food. The wine was truly, maybe that scene, the most funny. At the end of the day, me and Giorgio, we were totally drunk. Totally drunk. E con gli attori mi sono trovato benissimo. La cosa più importante in un attore è... Spesso quando incontri un attore è molto più importante il caffè che ti prendi prima nella saletta accanto che non il provino. Perché lì capisci se ha la vita dentro. È importante lavorare con persone che abbiano filtrato le esperienze della vita in maniera personale. E questo poi gli consentirà di essere incisivi. E credo che un attore debba sentirsi protetto, perché solo se si sente protetto avrà il coraggio di essere fragile. Per sentirsi protetto deve sentirsi capito, insomma devi empatizzare con la persona che è davanti, devi volerla capire. E solitamente gli attori che hanno filtrato l'esperienza della vita in maniera personale sono attori che un po' hanno sofferto, sono persone che un po' hanno sofferto nella vita. Non è così scontato, spesso incontri delle persone che sono come dei ventriloqui, che sono abitate da una rabbia che non è la loro, si indignano tutti per le stesse cose, semplicemente perché gli è stato detto che nel 2023 oggi bisogna indignarsi per queste cose. Poi nel 2024 cambiano e si indigneranno per altre cose. E con quegli attori là, con quelle persone lì, ci fai poco e niente, perché sono ideologici e poco ironici alla fine. E l'ideologia non so se è la morte dell'arte, però sicuramente la morte del cinema. What does it mean to you to have the film here at Venice Film Festival? È un grande privilegio. E, insomma, poi uno nella vita tende a guardare soltanto le cose che non hanno funzionato, invece situazioni come queste ti fanno vedere il contrario, ti fanno capire quante cose si sono incastrate bene e potevano non incastrarsi così bene. E quindi ho un senso di gratitudine, come quello di chi mi spesi in American Beauty. Fantastic. Thank you so much for sharing that with us. I really enjoyed presenting the film here in Venice. Thanks a lot.